Ciao ragazzi, oggi siamo qui per parlare della nostra startup, per cui niente, risponderemo a qualche domanda, in più aggiungeremo qualcosa e cercheremo di andare in ordine cronologico su quella che è stata la storia, che è la storia, anche se molto breve, della nostra startup. Quindi in primis ringraziamo tutti quelli che ci hanno fatto domande sul nostro profilo Instagram, non ringraziamo quelli che non ci hanno fatto domande su YouTube e quindi procediamo con il video sulla storia di... Non posso dire il nome perché è una delle domande. Ah! Allora, come si chiama la nostra startup? Beh, la nostra startup si chiama Chemical. Sapete che ci occupiamo di green chemistry, quindi deriva dall'unione di chemistry e recycle. Ci sembrava un nome che calzasse a pennello. Però, prima di chiamarci Chemical, la startup si chiamava GCPD. Eravamo giovani, ingenui ed irriverenti. Io mi trovavo a Liverpool in Erasmus. Ale lavorava nel laboratorio di analisi di un'azienda farmaceutica e gli altri facevano... Beh, non è il loro canale, chi se ne frega degli altri. Avevamo appena ricevuto un'email in cui ci informavano dell'esistenza di Startup Day, un evento organizzato dall'Università di Bologna che chiamava a raccolta ex studenti e aspiranti startup per proporre le loro idee di business. Quasi per gioco abbiamo deciso di partecipare, proponendo tre idee, una delle quali ha avuto successo, ed eccoci qui più di 2 anni dopo. Sta di fatto che l'idea della startup è nata per gioco, quindi volevamo che anche il nome fosse divertente. Al momento eravamo presi dalla serie Gotham. Pensavamo, cavolo, ci vorrebbe un nome figo come JCPD da urlare ai cattivi quando entri nella stanza. JCPD! E a quel punto Ale ha avuto l'illuminazione, dicendo, non c'è nessun nome figo come JCPD, quindi chiamiamoci JCPD, Green Chemistry Process Development. Successivamente abbiamo deciso di cambiarlo, perché in generale, ma soprattutto con le startup, il nome importante deve rimanere bene in testa e nessuno si ricorda gli acronimi. E poi se qualcuno ci cercava su Google, veniva fuori il sito del distretto di polizia di Gotham City. Quindi... Allora, come si inizia con una startup? Allora, questa è una domanda a tema startup, apro una piccola parentesi. E allora, qualche giorno fa abbiamo fatto un sondaggio sia su Instagram che su YouTube chiedendo se, data la nostra esperienza come startup, potessero essere interessanti anche dei video a riguardo. Ci è stato risposto, bene o male di sì, in parte su questo canale e in parte su un secondo canale. Abbiamo deciso che questo è quello che faremo, bene o male faremo dei video a tema startup, quelli più scientifici su questo canale, se no io personalmente ho iniziato a fare dei video a tema startup proprio su qualsiasi ambito, ecco. Per cui fateci sapere se la cosa vi può interessare, rispondo a questa domanda che è un po' più vaga in questo video. Dunque, direi che per iniziare una startup, innanzitutto la cosa fondamentale è un'idea, ovviamente, un'idea di business che deve essere innovativa, replicabile e scalabile. Scalabile nel senso che deve poter essere applicata a un mercato sempre più grande, quindi deve raggiungere sempre più clienti, perché se un'azienda rimane molto piccola, gli investitori fondamentalmente non ti danno i soldi. La seconda cosa fondamentale è trovare almeno un cofondatore, ovvero una startup aperta da una persona sola. Innanzitutto, gli investitori non danno soldi a una singola persona che apre una società, almeno tendenzialmente nell'ecosistema startup è così, però conviene sempre trovare un co-founder, per cui, come Riccardo è per me, io sono per Riccardo, conviene trovare una persona adatta, ecco. E la terza cosa è un MVP. Quello che viene chiamato MVP, Minimum Viable Product, ovvero ottenere il prima possibile il prodotto minimo da poter lanciare sul mercato. Quindi il quarto punto è lanciare sul mercato qualcosa che possa avere dei clienti il prima possibile, che sia una versione alfa, beta. Adesso si parla di queste versioni soprattutto per i software, perché le startup sono per la maggior parte, almeno in Italia, software o applicazioni o servizi. Una cosa come la nostra è un pochino più difficile sia da scalare che da sviluppare, che da lanciare sul mercato prima che sia pronta, però tendenzialmente è così. La quinta parte fondamentale è il fundraising, ovvero trovare degli investitori che ti diano una quantità sufficiente di soldi, appunto innanzitutto per allargare il team, per poter migliorare il prodotto e quindi scalare il mercato, come dicevamo prima. Avete quote che si possono acquistare? Ecco, allora, questa domanda è stata fatta da uno dei nostri soci, quindi parliamo direttamente con lui. Allora, se tu hai qualche centinaio di migliaia di euro da investire, ben venga, mettili, altrimenti la risposta è no. Anzi, se non inizi a fare qualcosa di concreto, veloce, ridacci anche quello che hai già fallito. Anzi, vile. Dovete sapere che quello che ha fatto la domanda è uno dei fondatori della startup.
Dopo Startup Day, quando il progetto GCPD era diventato reale in un certo senso, abbiamo dovuto iniziare a ragionare come una società e ci siamo suddivisi i compiti in maniera molto professionale. O almeno così credevamo. Col senno di poi era un disastro, ma a parte questo, cioè, è processo di crescita, no? Eppure leggere sta roba adesso fa un sacco ridere, quindi, senza ulteriore indugio, presentiamoli. Alessandro, CEO. Riccardo, CTO. E fin qua ci avevamo preso perché è quello che facciamo anche adesso. Ora arrivano le cose divertenti. Claudio, R&D Manager. La cosa divertente qui è che non solo non si occupava della ricerca, ma non lavorava nemmeno tempo pieno sull'idea. Leonardo, Product Manager. Un bel nome inglese, fresco, faceva molto figo. Lo abbiamo assegnato convinti che fosse relativo alla lavorazione del nostro prodotto, la molecola appunto. Ed eravamo completamente ignari che fosse una figura legata al marketing. E dulcis in fundo, Federico, l'autore della domanda, CMO, responsabile marketing. Zero esperienza in merito, ma tanta voglia e tantissima di avere un ruolo importante. Boh, almeno qualche volta ci ha dato una mano a preparare le immagini per il profilo Instagram della startup. E qui ci colleghiamo alla prossima domanda. Come vi siete divisi i compiti? Allora, dopo che abbiamo visto la fantasiosa divisione dei nostri compiti che abbiamo fatto quando eravamo agli inizi, adesso a lavorare full time siamo solo io e Riccardo e ci siamo divisi i compiti in maniera molto semplice, ovvero lui si occupa della parte tecnica, quindi dello sviluppo in laboratorio, anche perché lui dei due è quello a cui piace di più lavorare in laboratorio, e mentre io mi occupo di tutta la parte di sviluppo del business, fundraising, quindi la parte più legata al lato business che al lato propriamente scientifico, diciamo. Gli altri che non lavorano a tempo pieno e ovviamente si limitano a qualche consiglio, se abbiamo bisogno di qualche aiuto, ovviamente chiamiamolo part-time, anche se è meno di part-time, ovviamente. Quindi un saluto a quelli che ci aiutano meno di part-time. Fannulloni! Di cosa vi occuperete? Quali sono i vostri focus obiettivi? Allora, questa è la domanda che stiamo cercando di evitare da circa un anno, però in questo video è arrivato il momento di parlare effettivamente a cuore aperto di quello che facciamo. Noi ci occupiamo di valorizzazione degli scarti. Per la precisione, stiamo cercando di mettere a punto un processo chimico per ottenere una molecola piattaforma a partire da siero di latte. Che cos'è una molecola piattaforma? Non è altro che una molecola molto versatile che può essere utilizzata in diverse reazioni chimiche per ottenere svariati prodotti. Per esempio, nel nostro caso, parliamo di un precursore di bioplastiche, ma anche biocombustibili o molecole da applicare nel settore della farmaceutica o della nutraceutica. E perché proprio partire dal siero di latte? Beh, il siero di latte è un sottoprodotto della produzione appunto del formaggio molto comune nell'area di Modena, Bologna e comunque in Emilia Romagna. Il parmigiano reggiano ne facciamo a bizzeffe, c'è tantissimo siero, ma quello che non tutti sanno è che circa 9 decimi del latte che viene utilizzato per fare il formaggio diventa siero ed è un problema dal punto di vista dello smaltimento. Quindi perché non utilizzarlo come materia prima per ottenere qualcosa di buono? Passiamo al volo alla prossima domanda, che è: ci saranno reazioni esotermiche violente? Ecco, la risposta per fortuna, purtroppo, è no. Perché? Proprio perché ci occupiamo di green chemistry, la sicurezza intrinseca di un processo è uno dei principi fondamentali, quindi cercheremo di evitare le esplosioni. Anzi, se volete vedere, vi facciamo rapidamente fare un tour del nostro laboratorio e vi mostriamo quello che facciamo effettivamente per sviluppare il processo. Andiamo a vedere. Ma ciao, non vi avevo visto. Venite, vi faccio vedere il mio laboratorio. Allora, i fan di vecchia data di Fame Chimica si ricorderanno il nostro bellissimo reattore, l'abbiamo spacchettato con un video magistrale. Ma vediamo come andiamo ad operare noi quando facciamo la nostra reazione, quando andiamo a fare la ricerca su come funziona il nostro catalizzatore, su come funziona il nostro processo. Sostanzialmente, un reattore chimico, ci sono vari tipi di reattori chimici, ma il nostro è un tipo molto semplice, è sostanzialmente una pentola a pressione, questo è il vessel, andiamo a pesare qua dentro il catalizzatore e lo zucchero oppure il siero, a seconda del tipo di prova che vogliamo fare, dopodiché andiamo a chiudere tutto quanto dentro il corpo del reattore, si fa il forno, chiudiamo con queste morse qui, chiudiamo tutte le viti, accendiamo chiaramente se rimane acceso. Questo è quello che succede quando acquisti dall'India. Vabbè, facciamo finta che sia rimasto acceso. Adesso ti tengo fino qua sopra. Parte, qua accende il forno, questo accende l'agitazione magnetica. Dopodiché, una volta che il forno sarà arrivato a temperatura, quindi questa termocoppia rivelerà la temperatura interna al reattore, faremo passare il tempo
necessario. La reazione possono essere 3, 5, 7 ore, un'ora, a seconda di quello che vogliamo fare. Dopodiché smontiamo tutto, filtriamo e mandiamo ad analisi. Il segreto per ottimizzare un processo chimico, che poi segreto non è, sta nel trovare, oltre alle condizioni di reazione ottimali, ma il catalizzatore giusto. Il catalizzatore non è altro che, chiamiamola, la polverina magica che fa venire la reazione proprio come la vuoi tu. Noi ci stiamo sbattendo la testa contro, diciamo, non abbiamo ancora trovato quello perfetto, ma se no saremmo già miliardari, non saremmo qui a parlare con voi. Quindi continuiamo così e prima o poi vi faremo un blog da miliardari. Tornerete al Fermi a fare esperimenti. Allora, il Fermi è la nostra carissima scuola superiore, ne abbiamo parlato di come ci siamo conosciuti così in un vecchio video quando ci siamo trasferiti a Londra. E tornerete al Fermi a fare esperimenti? No, innanzitutto perché eravamo al Fermi. Quando abbiamo deciso di scommettere a tempo pieno su questa nostra startup all'inizio del 2019, eravamo solo io e Riccardo, senza un soldo, senza un investitore, e abbiamo cercato di arrangiarci come potevamo in termini di infrastrutture, per cui siamo andati a chiedere alla nostra vecchia scuola superiore se ci poteva ospitare. Siamo andati lì per qualche mese, la fine dell'anno scolastico 2019, e lavoravamo lì, cercavamo un investimento, diciamo, per cui in cambio facevamo qualche, tra virgolette, esperimento, qualche, tra moltissime virgolette, lezione a qualche classe. E la cosa divertente è che è da lì che è nata l'idea di aprire questo canale, perché abbiamo visto che durante queste lezioni ci divertivamo molto, per cui abbiamo detto, oh, vabbè, dai, proviamo a parlare di chimica su YouTube, quindi è per questo che siamo qua. Poi, la parte più interessante di Rebel Bio. Allora, la parte più interessante di Rebel Bio. Un passo indietro, che cos'è Rebel Bio? Dopo essere state alle scuole superiori, noi abbiamo trovato il nostro primo investitore, che era questo acceleratore. Gli acceleratori sono semplicemente degli strumenti attraverso i quali determinati fondi di investimento investono in società molto chiamate molto early stage, quindi molto lontane dall'andare sul mercato, gli danno soldi, gli danno formazione e le sviluppano in modo tale che ricevano un secondo investimento. Noi siamo stati presi in questo programma d'accelerazione internazionale chiamato Rebel Bio, che adesso si chiama Indie Bio ed è a New York, se lo cercherete, non più a Londra. Siamo stati 3 mesi lì all'Imperial College a studiare, abbiamo studiato molto, non c'è una parte almeno mia preferita, poi dopo magari chiederò anche a Ricky, però la mia parte preferita non c'è stata. Abbiamo fatto tantissime cose, tantissime bellissime cose. Posso dire le mie due preferite, che sono pitch practice, ovvero imparare a raccontare a possibili investitori e in uno showtime pitch, quindi tu su un palco che parli davanti alle persone della tua idea di business, e la seconda, forse la più bella, gli investor simulation, quindi quando proprio simulavamo di essere davanti a investitori e cercavano di metterci in difficoltà il più possibile. Abbiamo lavorato tantissimo, è stato super faticoso, ma è stato bellissimo. Dove lavorate? Allora, dopo l'esperienza a Londra, avevamo deciso di fare un salto di qualità rispetto a quando facevamo ricerca nella scuola. Allora abbiamo deciso di pensare un po' fuori dal quadrato. Siccome in Italia non esistono delle strutture che mettono a disposizione laboratori per startup, comunque aziende appena nate, abbiamo deciso di cercare all'interno di aziende già avviate una postazione in laboratorio. Abbiamo trovato un posto molto interessante che risponde a quasi tutte le nostre necessità in provincia di Modena e ci troviamo molto bene. Allora, l'economia circolare è un argomento nuovo e già molte aziende ci stanno lavorando. Come siete riusciti a sviluppare comunque una startup che opera in questo settore? Beh, diciamo che l'economia circolare è ovviamente un settore super vasto. Per avere una startup devi avere un vantaggio competitivo, qualcosa che ti differenzia dalla concorrenza, da quelli che vengono chiamati competitor. Per cui noi l'abbiamo trovato. Diciamo che nell'ambito chimico forse è più facile differenziarsi dai competitor, perché ci sono molti meno competitor rispetto al fare un'applicazione o un software, però è molto più difficile arrivare a sviluppare bene questa idea, perché la nostra è un'idea che da ogni investitore viene definita molto capital intensive, ovvero si richiedono molti capitali. Però quello che differenzia le aziende e quello che ci ha portato ad aprire una startup è un vantaggio competitivo, quindi una differenziazione dalla concorrenza. Ecco, aggiungerei anche che nel nostro caso specifico la cosa che ci ha fatto fare la differenza, diciamo, che ci ha reso più allettanti, almeno a mio parere, nei confronti degli investitori, e quindi ci ha permesso di poter sviluppare qualcosa di concreto dal punto di vista dell'economia circolare, è che stiamo cercando di fare qualcosa di molto difficile in cui abbiamo ottenuto dei primi risultati molto interessanti. Ci sono tante altre aziende che stanno provando a ottenere la stessa cosa da anni e sono ancora lì che stanno provando. Noi abbiamo avuto con pochi soldi e relativamente poco tempo dei risultati
davvero interessanti, e questo ci ha spinto verso la realizzazione di questa cosa, anche perché, per quanto difficile, ha un grandissimo potenziale economico questa idea. Per cui speriamo, incrociamo le dita, dateci anche la vostra energia come Goku e speriamo in bene. Ed eccoci qua, nuova location, nuovo vestito, perché ci eravamo dimenticati di girare la chiusura. Detto questo, grazie di essere arrivati in fondo, ci vediamo sul prossimo video di Fame Chimica.